carta sul cucchiaino, sul vino sta arrivando l'altro motorino, lasciarlo, la verità. Vieni, vieni, cos'è questo? Gli ho portato il maglione di Kip e Spillo. Ma questo è un onore. Eh sì, vedi, lì, questo è il primo album tuo. Vedi, c'ha 30 anni questo maglione, l'ha fatto mia mamma, i Ferri. E questo maglione per me è molto importante, al di là del fatto andiamo che, al centro, così che si sia conservato migliore. Così perfettamente in una casa invasa dalle tarme, come la mia. E basta. Allora, no, è importante per me questo maglione. Certo. Perché io con questo maglione ho cantato in tutti i concerti di Lucio Dalla all'inizio, quando ho avuto la fortuna di poter entrare nel cast del suo spettacolo Cambio, si chiamava. E perché è diventato questo maglione è diventato un po' famoso, diciamo? Perché alla fine venivano a farmi i complimenti più per il maglione quasi che per la canzone. E allora... portato adesso, fortuna. Adesso lo appoggiamo da qualche parte, sì, si sì. può? Sì, ma posso toccarlo? No, perché... Sì, si può. Assolutamente, okay, assolutamente, okay. Sì. Complimenti alla mamma, sì, eh? Sì, è un bellissimo sì, maglione, sì, sì, se l'ha fatto lei. Diciamo che ha fatto girare la ruota nella tua vita anche dandoti questa immagine proprio di un ragazzo che in quel momento diventava famoso, perché tu sei apparso e subito hai avuto un grandissimo successo. Eri pronto per questo successo? No. No, io non sono mai stato pronto a niente, cioè, in realtà sognavo di fare questo mestiere quando ero bambino e quindi la possibilità di essere riuscito a, non dico a realizzare il sogno, ma a cominciare, no? La realizzazione di un sogno è stato un motivo di grande felicità da subito, avevo 21 anni, ma ero veramente molto giovane e non ero strutturato in nessun modo. Tantomeno quello che tu hai definito successo, che poi è una parola un po' esagerata, perché successo è una cosa anche un po' effimera, no? Nel senso, non è una... successo cosa voleva dire a 21 anni? Che mi seguivano, venivano a casa, mi suonavano il campanello, era anche un'altra Italia, anche la musica aveva un'altra centralità negli anni 90. Beh, però ti aveva preso sotto la sua ala appunto Lucio Dalla, sì. Ti ha scoperto, ti sì. ha prodotto per tanti anni, quindi penso che i consigli te li desse. Che tipo di rapporto c'era? Eravate complici? Io penso di sì, penso di poterlo dire, diciamo, perché Lucio è stato innanzitutto, come hai detto tu, quello che ha un po' spostato la traiettoria del mio destino, no? Perché io volevo farlo questo lavoro, ma se non avessi incontrato lui, certo. Quando ho scritto la mia prima canzone che si chiamava Il Mostro, io mi sono rivolto a lui perché all'epoca lui faceva il talent scout, no? Prima dei talent show c'erano delle persone che investivano anche del loro denaro per quando credevano in qualcuno. Ecco, io ho incontrato lui con questa canzone e poi mi sono trovato in poco tempo a suonare questa canzone piano e voce, fra l'altro la canzone dura anche 5 minuti, in un momento topico del suo spettacolo, perché veniva subito dopo Caruso, e quindi anche in un momento veramente difficile, sì, di grande sì. tensione. E, no, gli devo moltissimo, io devo tanto alle telefonate che ci siamo fatti in 20 anni di amicizia, perché era l'unica persona che potevo chiamare a qualunque ora, anche della notte, anche nei casi di così, anche quando magari mi mancava una frase. Mentre una volta mi testi. Ricordo che lo chiamai alle 3:30 di notte, Lucio era veramente folle da tutti i punti di vista, a parte generosissimo, ma disponibile anche ad aiutare gli altri, molto curioso degli altri. Quindi lo chiamai alle 3 di notte perché avevo una frase che finiva, mi pare, adesso non ricordo, con aiuto. E dopo mi mancava la frase successiva, allora l'ho chiamato, lui dormiva, pronto, sì, sono Samu, sono in studiolo, ero nel suo studiolo. Mi manca una frase, cosa posso mettere qua? Metti imbuto, e come? Ha chiuso. Imbuto! Ma l'hai messa poi, imbuto. Più padre o più produttore, Lucio? No, padre no, perché di padre ne ho uno che si chiama Raffaele e che è quello che mi ha insegnato la musica. Poi proprio non gli piaceva il termine padre o padrino. Ecco, non è stato paterno artisticamente parlando?
Ma alla fine a ben vedere lo è stato, però senza intenzione, secondo me, da parte sua. Poi Lucio era geniale, no? Ho detto generoso, curioso, ma anche difficile. Ma qual era quella storia che ho letto in un'intervista della suite e della macchina? Della suite? Che ha dato una macchina? Ah no, perché una volta, beh, io scrissi il testo di canzone. Sì. E allora, insomma, quella canzone è andata veramente molto bene, si sentiva ovunque, il disco vendette davvero tantissimo, 1.300.000 copie, quindi lui era contento da matti, mi fa, cosa posso fare? C'aveva un maggiolone cabriolet degli anni 70 e me lo prestò, un prestito che io pensavo eterno, diciamo così. Poi, no, aspetta, un regalo. Aspetta perché... Perché Lucio poi era diabolico, volendo anche, no? Cioè, era, come vi dicevo, era un genio, quindi anche complesso da aver davanti delle volte, faceva delle cose anche un po' così. Quindi cos'è successo? Che mi dissero al telefono, ero in treno, devi fare Sanremo. E io non mi sentivo ancora pronto per fare Sanremo, quindi al telefono dissi no. Arrivai a casa e la macchina me l'avevano portata via col caratrezzi. Ma non i vigili, la casa discografica aveva mandato un caratrezzi per portarmela via. Quindi. Tu però rispetto a tutto quello che stavi vivendo, perché vieni da cattolica, quindi insomma sì. ti trovi catapultato a Bologna, insieme a Lucio Dalla, inizi tutte queste esperienze di grandissimo successo, come le vivevi tu? Che tipo di ragazzo eri? Che giovane eri? Prima di arrivare a Bologna, dici? No, in generale, in quel periodo lì proprio. Beh, ripeto, avevo 21 anni, quindi ero molto giovane ed ero incosciente, perché se non fossi stato incosciente non credo che avrei potuto cantare davanti, certo, a migliaia di appunto, un pubblico immenso ogni sera che lui faceva un concerto, mi dava questa occasione, no? È cominciata così, come vi raccontavo. Quindi io penso che questo fosse dovuto all'incoscienza. Poi come ragazzo... ho avuto dei momenti come tutti, ho passato l'età dell'adolescenza che è stata difficile per me ma anche per i miei genitori. Perché? Perché come ho raccontato credo 160 volte sono scappato di casa a 16 anni, ho fatto l'auto... E quindi vuol dire che eri un giovane ribelle, scusami se ti interrompo. Ma io ero il rappresentante di Istituto Somaro, uno, poi ero... Ero ribelle fino a un certo punto, però avevo già, come posso dire, delle idee abbastanza precise su quello che volevo fare e soffrivo molto perché ero ancora troppo giovane per cominciare. Sentiamo invece che tipo di giovane eri secondo loro. Okay. Ciao Samuele, sei sorpreso di vederci? Se ti conosciamo un po', pensiamo proprio di sì. Sì. Senti, Samu, in una tua intervista recente ti abbiamo ascoltato dire che forse sei stato un figlio ribelle. Ecco, te lo devo proprio dire, te lo dobbiamo proprio dire. Per noi non sei stato affatto un figlio ribelle, un figlio curioso, sì, pieno di curiosità. Ma non sei stato ribelle. Vedi, Samu, siamo orgogliosi di come sei, di quello che fai e di come lo fai. Samuele, sei il regalo più prezioso che la vita ci ha dato. Questo sei. Ciao Samu. Ciao Samu. Ciao Francesca. Ciao Francesca. Che bella sorpresa. Gloria e Raffaele. Beh, insomma, penso che la famiglia sia centrale nella vita di ognuno, no? Quindi io assolutamente ho avuto la fortuna, ho la fortuna di poter andare a casa ancora dei miei genitori, abbracciarli, sentire quel profumo di collo che hanno soltanto i genitori, no? E
Poi la mia curiosità è sicuramente ereditata da loro. Ecco, ho due genitori molto curiosi, molto aperti, che hanno fatto per vie diverse, perché mio padre mi ha in fondo ha trasmesso la musica, mia madre invece mi ha trasmesso la passione per le parole e per il cinema, hanno forgiato, diciamo, quelle che già erano magari delle mie attitudini. Vi ringraziamo, perché da lì in poi la guarda, tua strada... conoscendoli è una cosa veramente rara quella che hanno fatto per me, grazie. Sì, ma poi anche perché, appunto, dandoti questi strumenti ti hanno permesso di regalarci tutti i tuoi più grandi successi. Abbiamo raccolto qualcosa, una piccola cosa, le tue canzoni più famose. Ciao, ciao ai tuoi orecchini, con il simbolo della pace te li ho comprati io d'estate al mercatino dei freak. Non mi hai nemmeno detto grazie, ma ti sei fermata lì a ballare. Dimmi dell'India, hai più pensato a quel progetto di esportare la piadina romagnola? Potrei, ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi. In America lo sai che i coccodrilli vengo fuori dalla doccia? Doccia, è che le informazioni meteo sono prese pari pari dalla Bibbia. Bibbia. L'amore spacca il cuore, spara, 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 tri-tri. Allora, intanto abbiamo scoperto che Samuele Bersani sa ballare. Nel primo filmato sapeva anche ballare. Quello è ballare? Beh, sì. Ma voilà, facevo così, dai, che ballare era. Non è che mi hai dato un bicchiere d'acqua, che c'ho l'arsura proprio degli esami. E poi eri anche molto, molto amato, no? Si parlava di te come di un sex symbol. Eh? Che... Non ho capito, no, veramente. Si parlava di te come di un sex symbol. Io sex symbol? Sì. No, ma voilà, dai, no. Allora, aspetta. Connotiamo le cose. Anni 90. C'era la rivista, non so se c'è ancora, Cioè si chiamava. E ce la ricordiamo. Una volta mi hanno fatto fare il poster centrale del giornaletto e credo di aver commesso un grave errore, perché il fotografo disse no, sbottonati la camicia, alla fine davvero c'avevo questo torso nudo ridicolo così. Fino a qua, forse anche il video di Spaccacuore un po' magari ha portato a pensare che io mi sentissi un sex symbol. Invece? Ma no, ma io mi sono sempre sentito, non un nerd, ma cioè non... Non ho mai avuto la velleità. Diciamo questo, aspetta. Che siete troppo buoni, ma mi fate pensare però che dico delle cose troppo intelligenti, quindi calma. Cioè... in realtà un pelo di vanità fino alla mia adolescenza l'ho avuta, tant'è vero che le bidelle mi tenevano lo specchio nel bagno, mi ricordo, e io avevo... Mi tenevo anche un tubo di gel, quei gel che c'erano una volta negli anni 80, blu, me lo ricordo così, quindi diciamo che c'è stato un periodo di narcisismo. Ma è finito nel momento in cui ho cominciato a fare il mio lavoro, non so perché. Da una parte lo pago, perché questo è un mondo assolutamente narcisista. Cioè, mai come oggi uno è sempre lì a postare, a far vedere quanto è bello. Tu con i social non hai questo rapporto? No, io ho un bel rapporto con la gente che mi scrive sui social, ma con me stesso, con la mia riproduzione quotidiana delle cose che faccio, no. Quando ho qualcosa da dire, come i dischi che faccio... Quando ho qualcosa da dire li faccio uscire. Comunque in quegli anni sei stato anche in uno dei salotti più famosi d'Italia, era quello di Raffaella Carrà, era Caramba che sorpresa, e noi abbiamo trovato una cosa che ci piaceva troppo, non posso non mandarla. Fatemela vedere, dai. Visto che sei così scioccata, ferma, immobile, vieni un po' più dietro, fai un passo indietro, avanti, guarda il poster, perché Samuele Bersani è... lì! Guarda il poster! Voilà. Ma che sorpresa! Come stai? Ho sentito tutti i discorsi, ciao! Tutto bene?
Vi sentite tutti, ciao. Ciao. Samuele, ciao. Buonasera, questo grazie. È l'applauso che ti saluta dall'auditorio. Grazie. Che bella. Che ricordo hai di quell'esperienza? Allora, due cose. La prima felice, cioè l'incontro con Raffaella, la possibilità che ho avuto di raccontarle quello che mio padre mi aveva sempre raccontato, perché mio padre, prima di diventare flautista, per diversi anni aveva lavorato, quando era ragazzino, come garzone da un macellaio di Bellaria. E abitava sotto la casa di Raffaella, cioè lei stava sul balcone e lui stava sotto. E quindi per anni, in quegli anni lì, giocavano insieme. Quindi certo. Questa è la prima cosa che le sono andato a raccontare. Poi c'è l'altro lato. Quello che avete visto è uno che esce da una finta parete di polistirolo con una profondità di 40 centimetri. Mi hanno detto, guarda, te stai qua, mi hanno dato una fanta dentro questo sgabuzzo che proprio era angusto, ma mi hanno detto, guarda, 20 minuti e esci. Invece hanno fatto slittare la mia partecipazione di un'ora e quindi mi sono stato per un'ora dentro questo sgabuzzino e lì un po' di claustrofobia ho cominciato a sentirla. Questo sì, però insomma è un bellissimo ricordo, mi fa piacere che me l'abbiate tirato fuori. La tua ruota gira ancora e finalmente diventi un autore riconosciuto da tutti di grande qualità, vinci il premio della critica a Sanremo, era Sanremo del 2000. Sì, riproponiamolo quel video. Rivediamoti nel Sanremo del 2000 con una canzone che è rimasta nei nostri cuori. Cadono le stelle, sono cieco. E dove cadono non so. Cercherò, proverò davvero ad avere sempre su di me il profumo delle mani, riuscire a fare sogni tridimensionali, non chiedere mai niente al mondo, solo te, come una cosa che non c'è, cercando la... In quel Sanremo, intanto complimenti, 5 targhe Tenco, perché poi da allora non ti sei mai fermato, tanti riconoscimenti in questo senso, dove le tieni tutte? Le tengo. Però non sono di quelli che tengono i dischi d'oro in casa, cioè lo trovo un po' fanatico, okay. Sinceramente. In questa Sanremo? Le tengo, le ho, mi fa piacere tantissimo perché è un premio che viene dato dagli addetti ai lavori, quindi questa è una cosa che importante. Che ti fa comunque piacere. Sei tornato nel 2012, hai vinto un'altra volta il premio della critica, se non sbaglio, sì. E vinse però una ragazza che ti manda a dire queste cose. Ciao a tutti, ciao Samuele, sono felice di essere qui per dire pubblicamente quello che penso di te, che ti ho già detto in privato. Artisticamente credo che tu non abbia bisogno di grandi presentazioni, perché insomma lo sappiamo tutti che sei uno dei cantautori meravigliosi del nostro panorama italiano, sei veramente un grande artista, ma questo lo sanno già tutti. Volevo semplicemente concentrarmi sul tuo essere una persona splendida. Io ho avuto il piacere di conoscerti in varie occasioni e credo di non aver mai conosciuto un artista così generoso, così attento e così sensibile anche nei confronti degli altri artisti, anche degli artisti più piccolini. Io non dimenticherò mai l'incontro tra te, Gian Maria e X Factor, tutto l'amore, tutta l'attenzione che hai dato al suo percorso e la passione che hai messo nel duettare con lui. Sono cose indimenticabili e sono cose che non succedono secondo me tutti i giorni, e questo lo sai perché te l'ho già detto, quindi ti mando un grande bacio e ti ringrazio per essere l'artista, ma soprattutto la persona speciale che sei, e ti voglio bene, tanto, ti voglio tanto bene. Ciao Samu. Emma. Guarda, non abbiamo collaborato mai, se non indirettamente, quando appunto a X Factor lavorava con questo ragazzo che si chiama Gian Maria, e la stimo molto, stimo innanzitutto come donna, cioè con tutti i suoi, non so, anche problemi che ha avuto, ha una forza invidiabile e credo che sia una ragazza di grandissima profondità. E poi c'è anche il talento, ma quello che mi colpisce di lei è l'umanità. E quindi mi fa piacere.
Allora, stai per ripartire in tour? Prossima data 14 di aprile, sold out a Bologna, poi sì, seguiranno altre date, tornerai in Sicilia, sì, Palermo, eccetera, eccetera. Girerai l'Italia? Sì. Però ho cominciato ieri sera, ho fatto la data zero, ero a Fermo e quindi ho avuto così l'idea di quello che sarà questo concerto, insomma, perché è un concerto veramente bello. Adesso non si dice normalmente di una cosa che uno fa, ne parla bene, ma mai ho avuto una band così bella. Poi ho dei video bellissimi alle mie spalle che raccontano bene, forse ancora meglio, le canzoni che ho scritto. È dedicato anche all'album di inediti nuovo. Assolutamente. Un album, lo diciamo, scritto prima della pandemia, però l'album ci sono delle canzoni che interpretano quello che è successo dopo. Mm. Cioè, io tra le altre citerei il Tiranno, ma anche Distopici, sì, perché sembra parlare proprio del momento che stiamo vivendo adesso, no? Sì. Quindi ti volevo chiedere, il cantautore oggi, sempre che questa parola possa piacerti o meno, che compito ha? Ancora il compito di precorrere i tempi, di raccontare la società? Cosa pensi? Guarda, io da bambino volevo fare il menestrello, poi crescendo anche il cantautore. Oggi quando dici che fai il cantautore ti blindi un po' nel rischio che ti prendano sempre come uno che vuole fare, non dico l'intellettualino, ma che ti voglia appesantire la vita di problematiche. Io tutt'altro voglio fare, io voglio raccontare delle storie, anche con leggerezza. Fondamentalmente cerco di non annoiare me stesso. Allora, questo è quello che faccio.